Questa è una gara di Gran Turismo creata da Gran Turismo apposta, ok? Per imparare a buttare fuori gli altri. Oh, 2,48 resta un tempaccio, intendiamoci. Quinto, megoglioni. Due. Sinceramente ho moltissima paura di questo quinto posto in partenza, che ho fatto due giri. No, paura, panico, paura, pessimismo e fastidio. Paura, gnari, molta paura. Eccomi lì. Tag. Partito come sempre bene. Qualcuno, come al solito, gentilmente ha deciso di tamponarmi. E niente, tagliato. Oh! Se bisogna fare degli eventi, va bene, ok. Ok, giochiamo gli autoscontri, gnari, va bene. Vediamo se riusciamo a giocarci senza le penalità. Ok, questa gara è fatta. Il giro di qualifica è per non prendere, per imparare a guidare pulito. Mentre la gara. Questa è una gara di Gran Turismo creata da Gran Turismo apposta, ok? Per imparare a buttare fuori gli altri senza prendere la penalità, ok? Quindi l'obiettivo è una S blu alla fine della gara. Una S blu. Avendo buttato fuori la maggior parte delle persone possibili. Tipo sto transalpino, vuoi non buttarlo fuori? Se ci riesci, eh? Ce l'hai lì? Vediamo. No, non è il momento. Si butta fuori da solo? No, fa il trave. Vediamo. Marco però sta di sotto, figa. Interessante come modalità di gara questa. Mi piace. Sono lontano per canale fuori, cazzo. Beh dai, ci penso da solo arrivare largo.
Pozzim, sono indeciso su come sbatterti fuori. È interessante, perché uno deve proprio studiare il modo di canar fuori. Che poi sei un cecoslovacco lì, che cazzo sei? Non c'ho neanche tutto questo interesse a sbatterti fuori, sono più concentrato su quei cani transalpini che però viaggiano, figa. Cecoslovacco però si è ripreso bene, dopo la debacle, la defiance là prima, si è ripreso benino. Ah, bravo Marco, l'hai fatta bene quella. Marco, stesso errore di prima. Sei un coglione allora, figa. Cazzo, ce li avevi qui, Che stupido, stupido, stupido. Allora ragazzi, un decimo posto che purtroppo non mi può soddisfare, però guardando l'obiettivo primario, la S blu di questa gara, non ne ho buttati fuori tanti effettivamente, anche perché comunque sono veloci poi dopo, perché il vero cane lo vedi nella scaltrezza e quindi l'abbiamo già imparato qualche puntata fa, lo sappiamo tutti. Però vedo tante, una rossa, molto bene, bravissimo, Tucu, bravissimo. Poi abbiamo Aless Italia, transalpino, S rossa, bene. Gtfil 03, S rossa, complimenti. Pozzin dei miei coglioni, S rossa, bravo. Polacco, S rossa, complimenti. Transalpino, S rossa, complimenti. E voilà, S blu. Oh, abbiamo l'Iberico, S rossa. E Gran Pro, portoghese, iberico, anche lui da quella parte lì, insomma. S rossa, più tutti i conigli che sono scappati perché sono stati buttati fuori troppo presto e non hanno capito lo spirito di questa gara, capito? Vabbè, a questo punto, visto, avendo capito lo spirito di questa gara, credo che ve ne porterò altre di queste gare. Questa sicuramente la metto come cioccolatino. Lì, vedremo le altre. Adesso torniamo a una gara quasi normale. Quasi, perché Gran Turismo, gare normali con gente normale.